Sì, buonasera. Ci hanno raggiunti l'avvocato Biscotti, avvocato della famiglia di Sara Scazzi, e il papà di Sara, Giacomo Scazzi. Giacomo, lei cosa si aspetta dalla sentenza di domani? Aspetto la giustizia di mia figlia e di Sara. Avvocato Biscotti, oggi in aula c'è stata una lunga relazione da parte della Corte e allo stesso tempo il Procuratore Generale in Cassazione ha ribadito la volontà di condanna per tutti gli imputati. Innanzitutto noi siamo stati confortati da quella che è stata una lunghissima e approfondita relazione del consigliere relatore, il quale ci ha fatto ben comprendere di come la Cassazione di questo processo ne ha approfondito tutti gli aspetti e tutti i dettagli, anche nei minimi particolari. La requisitoria del signor Procuratore Generale anche è stata molto precisa, attenta, puntigliosa e ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi e quindi la conferma della sentenza della Corte d'Assise di Taranto. E quindi domani mattina ci aspettiamo quelle che sono le possibili soluzioni. Ci potrebbe essere, da un punto di vista tecnico-giuridico, un rigetto dei ricorsi e quindi l'accoglimento della requisitoria del signor Procuratore Generale, ci potrebbe essere un rinvio per la rideterminazione della pena oppure per un rinvio alla Corte d'Appello per poter, in ipotesi di un annullamento parziale di qualche E parte della questo sentenza, sicuramente dal oppure punto di vista l'ipotesi, legale, che io però non la credo che prima possa domanda accadere, che tutti si la. fanno, avvocato Biscotti, è sarà confermato o no l'ergastolo, perché questa è la prima decisione che è in discussione.